Bomba ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Così direbbe un youtuber, no? Benvenuti a un nuovo video. Io non sono youtuber, faccio video a cazzo. Non guadagno con YouTube. Sei altissima. Purtroppo no, sì. E hai tre cuscini piegati uno sopra l'altro perché in realtà Ambra non è corta. Che palle. Chi non si ricorda di Ambra, chi non sa chi è Ambra dovrebbe saperlo, papi. La padrona. Nella serie di video del Giappone, lei è la mia ragazza. Siamo stati in Giappone insieme, abbiamo fatto tanti viaggi. A proposito di viaggi, io sono stato di recente in Australia. Per chi non lo sapesse, sì. Qualcuno lo sa. Sono stato in Australia a fare una cosa che poi vi svelerò più avanti. E in Australia, devi sapere, c'erano un sacco di animali, no? Mm-hmm. C'erano i koala. Lo so, sono 20 anni che io voglio andare in Australia. Però giustamente poi ci mandano te. Certo. Ma non me. Certo, l'hanno deciso i koala che dovevo andare io. Si sono coalizzati. Ho detto facciamo venire Maurizio. Poi hanno interpellato il canguro e lui ha detto no, io salto. Io intanto mi chiedo la nostra relazione se si fondi su questo o ci sia del stupido. Allora, insomma, c'erano i coccodrilli, i koala, il diavoli della Tasmania, che però non facevano il tornado. Facevano Sono cannibali, però. Sono cannibali e stuprano le loro. Fanno un sacco di sesso. Sì. Però facendosi male. Stuprano le cani. Come te. Sì. Cioè, esatto. No. Non diciamo. Beh, insomma, sono stato lì e tutti questi animali erano bellissimi. Sì, cioè, anche so. Le foto con i canguri, le foto con i koala. Sono animali stupendi, meravigliosi, eccezionali, un'esperienza fantastica. Per esempio, Ambra, oltre che essere gnocca con le bocce, è laureanda in ecobiologia. Sì. Giusto, quindi dici qualcosa sui canguri. I canguri hanno due vagine. Hanno il marsupio, hanno un fetino così che gli esce e si attacca alle mammelle e poi diventa un canguro che... Per questo l'Australia è un paese ricco, perché i canguri già da piccoli giocano in borsa e quindi... Che disgusto, mamma mia. Poi sono gli emu. Che cosa sono gli emu? Gli emu sono come dei grossi struzzi grigiastri, però sono come degli enormi piumini. Grigi, pieni di polvere, però sono bellissimi, li cavalca zio Paperone. Una papera cavalca un emu. Sì. E quindi niente, parlando di coccodrilli, canguri, emu. Cioè lui non bastava rovinarmi la vita con le sue battute, doveva venire anche con i souvenir dall'Australia. E ho portato, questo è per i vegani, la carne di canguro, come potete vedere, la carne di emu. Fa vedere. La carne di coccodrillo. E una fetta di pane integrale. E una fetta di pane. No, la fetta di pane ce l'ho perché in Australia, amore, ho comprato la Vegemite. O Vegemite, che dir si voglia, non ho ben capito. Pare che sia ricchissima di vitamina B, for vitality. È una cosa dell'Australia, me l'hanno consigliata tutti. B1, essenziale per le funzioni cerebrali. Droga, la B2 supporta il sistema nervoso. La B3 rilascio di energie. Folate helps to fight fatigue. Combattere la fatica. Magnesio, cazzo. Com'era la mia faccia quando mi hai detto cosa avevi comprato? Non me la ricordo. Che merda. E praticamente il valore nutrizionale c'ha un botto di proteine, c'ha 25.9 grammi di proteine su 100 grammi, 11 di carboidrati, 8 di fibre. Sì, ho controllato anche queste altre e sono ricche di proteine queste carni, ma sono anche abbastanza grasse se noti. Per esempio il coccodrillo ha 9 grammi di grassi su 100, 30 di carboidrati, mentre il canguro di carboidrati c'ha sempre 30, però 27 sono zuccheri, madonna. E comunque la Vegemite è una roba che mi hanno detto provala, è disgustosa. E però loro la mangiano a profusione gli australiani, e non lo so. Prima di iniziare l'assaggio di queste cose che ho portato, voglio ringraziare Prozis, il mio sponsor. È un sito di integratori alimentari e tutto quello che ne confà dello sport per rendere i nostri fisici atletici e bellissimi. E se doveste acquistare, anzi acquistate sul sito di Prozis utilizzando il codice sconto MERLUZ10, come vedete scritto, otterrete il 10% di sconto. Voi dite che c'entra Prozis con canguro, coccodrillo, bla? A me interessa il burro d'arachidi. Perché buono il burro d'arachidi? Su Prozis è buonissimo. Perché non li vende? Scrivete nei commenti hashtag Prozis dacci la ciccia e così facciamo in modo che Prozis venda i coccodrilli, i canguri, gli emu, i koala e zio Paperone fatto a pezzettini. Allora, da dove iniziamo? Dall'emu che ha un occhio satanico. Dall'emu che ha un occhio satanico. Andiamo a carne di emu. Sento in colpa. Sono confusa. È carne secca ovviamente questa di... Piantissima.
È tipo quello che do al cane. Non so se mi va. Mandala. È proprio quello che do al cane, perché 10 anni fa io ho assaggiato tutta la roba che Kira prendeva. Non è male, non è vero, fa cagare. Cagatissimo. E ora chi la finisce la busta intera? Sa tipo di legno e zucchero. A me, per me sa tipo di carne secca e ketchup. Sembra di aver fatto un pompino a Pinocchio. Beh, beh. Per immagine di Pinocchio ora, che fa schifo. Canguro. Però magari i piatti loro hanno un sapore diverso. Perché lui è andato in Australia ma non ha assaggiato niente di australiano. Oh, non mi ci hanno portato. È anche peggio. Pensa, il canguro si cucina, si fa saltare. Allora, consistenza già è meglio. A me non dispiace. C'è tipo di coppietta. No, più buone le coppiette. Vabbè, ho capito. Per chi non sapesse cosa sono le coppiette, se lo cerchi su Google, perché non voglio spiegare. C'è un coccodrillo? Tanto ormai. Non è male. È tipo molto speziato. È speziatissimo. È uno speziatino. Che cielo, stai fermo. $16 costa. $16. Non importa quanto. Sono $16 australiani. Un dollaro australiano sono 60 centesimi. Mi aspettavo peggio. Peggio? Vabbè, ma io mangio anche i sassi, quindi insomma non è che non mi scandalizza. Quella più cacosa era quella di Mu, che era veramente oscena. Canguro è la migliore. E Mu? E Mu che facciamo? C'è il, come si chiama? Vegemite. Add vitality to every day. Dopo sta roba non so quanta vitalità ti rimanga. Tutte le mattine si mangiano Vegemite gli australiani. Just a D. No. Ma che cazzo. Ma è tipo la carne di emu sciolta. Ingredienti: yeast extract, sale, sali minerali, estratto di malto, niacina, tiamina, riboflavina. Mamma mia. Quanto è costata? Non c'è il prezzo. Non è dato saperlo, grazie a cielo. Infetta i miei coltelli con quella roba. Guarda. Sembra tipo cioccolato fondente, sì. Semi sciolto, però l'odore è salato. Oppure petrolio. E lo mangiano tutte le mattine. Tutte le mattine col burro. Io per ovvietà di cose, latticini e cazzi vari, intolleranze varie, no? Dire che qua il burro è il male minore. Sì, ma stavolta inizi tu. Che? Okay. Mordi prima tu. Vai. Oddio. Non so se provare. Dai, guardi. Guarda. Ingoia. No. Tutti i tuoi incubi tornano a te. Sfida. Chi si finisce il barattolo gli regalo una casa. Fatta di cartone perché non ho soldi. Però ti regalo sta roba. Ho deglutito. È abominevole. Dammi un pezzo di carne di emu che sa di me. È crema di sale. Il sale non sa di sta merda. Sale nel senso che non vuole buttare giù sale che vomiti. Bene ragazzi, il consiglio è di non andare in Australia. E se ci andate mangiate giapponese. Come ha fatto lui. Esatto. Prendi un po' di canguro che ti fa bene. No. Basta. Questa merda è peggio di qualunque frullato io abbia mai. E faccio questi versi è perché la lingua, parlando, tocca i denti che hanno ancora questa merda appiccicata sopra. Madonna, stanotte dormiamo male. Voi avete mai assaggiato il Vegemite? Se qualcuno di voi l'ha assaggiato lo scriva nei commenti.
E anche se ha fatto testamento quando ci ha provato. Se avevi assaggiato cose strane nella tua, non parlo più perché mi chiama rimbambito. Madonna che merda. Commentate con lo schifo che avete mangiato nella vostra vita. Tipo le caccole, non so. Di che sa l'alito degli australiani se lo mangiano tutte le mattine? Voglio morire piano piano piano. Che schifo, per Dio. Bene ragazzi, questo era il primo di una serie di vlog che non so se continuerò, perché non ho più voglia di assaggiare la merda del mondo. No, non è vero. Ogni volta che viaggerò adesso, andrò all'estero, porterò qualcosa di tipico, di particolare, e farò un video. Col mio amore, non lo voglio più fare. Non posso. Adesso devi finirlo tutto col cucchiaino. Preferisco una martellata sul linguine. Dopo, voi non avete idea di cosa è successo. Praticamente Ambra ha dato una ditata a sto robo e l'ho mangiato, ma ci siamo accorti dopo che la telecamera aveva smesso di registrare. La scommessa era che mi avrebbe dato 50 euro. Non è, questo non è vero, perché non hai le prove. Che vita di non merda. Non hai le prove che io ti abbia detto una cosa simile. Quindi ragazzi, grazie mille di aver visto questo video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete questo video, andatevi a vedere gli altri video del canale, che quelli sono belli, cioè nel senso. Quelli. Andatevi a vedere i video del Giappone dove siamo andati insieme io e Ambra. Mi manca il cibo del Giappone, che era normale. Finalmente, a parte di questa merda. Seguiteci su tutti i nostri social, Instagram, Facebook. Abbiamo intenzione di aprire anche un canale su Pornhub. Trombiamo quelle maligo. Facciamo soldi, ok. Ok. E niente. Buon ragazzi. Oh, che schifo.